Siamo da Gesù e Maria. Sempre Signore. Siamo la 22ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, questa bellissima liturgia della parola oggi è un po' incentrata, penso che sia abbastanza facile comprenderlo, intorno al comandamento di Dio, più generale alle leggi di Dio, l'importanza di conoscerle anzitutto nella loro verità, distinguendole da quelle che sono tradizioni umane, come ci ricorda Gesù nel Vangelo, tra l'altro di poco conto, avete visto nel Vangelo c'erano i farisei che non lavano se non si fanno tutte tante, non mangiano se non fanno tante quelle cose strane, ma quando uno non le faceva dice si è messa a mangiare senza lavarsi le mani. Sapete che ogni tanto, tanto per fare subito una battuta, quando stiamo a pranzo cena insieme dice dove le mani, vai, ma con calma, non succede niente se uno si scorda di lavarsi le mani, viene in mangia, no? Al massimo che succede, insomma, non è cosa, non è la fine del mondo. E Gesù polemizza un po', dice attenzione che non sono queste le cose importanti, e fa tutto quanto quell'elenco di cose brutte, peccati gravi, insomma, no? La prima lettura lo stesso ci ricorda che ci sono delle leggi di Dio da mettere in pratica per la nostra saggezza, per la nostra intelligenza, per la nostra felicità. Quindi che ciò che il Signore ci dice di fare non è qualche cosa che vuole limitarci, coartarci, cioè, non posso fare quello che mi pare, povero me, ma vuole aiutarci, capite? Perché le leggi di Dio sono sempre da intendere, avete visto come segnali stradali, no? Se io andassi in giro per strada senza avere segnali stradali, se il segnale non mi avvisa che c'è la curva, io vado dritto, vattene dritto, ma te ne metti al fosso, d'accordo? Capito? Se non ti avverte che c'è l'incrocio pericoloso, tu non decerti, vai con un matto, fai un botto e te ne vai al cimitero, capite? Quindi non è che il segnale stradale vuole affliggerti, vuole avvertirti, c'è una curva, c'è un incrocio pericoloso, t'attento, capito? Così è la legge di Dio. Volevo con voi però cominciare questo approfondimento della liturgia domenicale dalla seconda lettura, perché San Giacomo, tra l'altro San Giacomo era il cugino di Gesù, era il figlio del fratello di San Giuseppe, primo vescovo di Gerusalemme, ha scritto questa bellissima lettera che nell'anno passato abbiamo meditato durante le ore sante del giovedì sera insieme ad altre lettere cattoliche. Che è stupenda questa lettera, veramente bellissima. Qui abbiamo un piccolo straccio, e anche qui San Giacomo riprende un tema fondamentale di questa liturgia. Ci siete di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi, quindi l'importanza di recepire quello che il Signore ci dice per trasformarlo nella nostra vita, ma dà anche una serie di bellissime indicazioni e fa una serie di bellissime considerazioni su cui dobbiamo adesso brevemente soffermare l'attenzione. Io riprendo alcuni punti, la rileggo con voi e la commentiamo insieme, e così poi concludiamo queste brevi riflessioni. San Giacomo dice queste parole: fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce. Guarda questa bellissima immagine. Dio ci regala, ci dà, ci dice solo cose belle e buone, perché Dio non sa fare nient'altro che il bene. Quindi avete visto quando i lettori vengono qui, no? Dicono parola di Dio, tutti con l'orecchio, perché se Dio parla è stupendo, soltanto che ha parlato, perché da Dio vengono soltanto cose buone, belle, perfette. Attenzione a un'altra cosa: presso di lui non c'è variazione né cambiamento. Attenzione, Dio non cambia mai, lo sappiamo, Dio è sempre lo stesso ed è stupendamente nuovo pur rimanendo sempre lo stesso. Subito deve nascere una domanda: se Dio non cambia, la sua legge cambia? Può cambiare secondo voi? Quante volte oggi si sente dire ma questo fa bene 70 anni fa, oggi i tempi sono cambiati. Ok? Vi racconto una cosa che mi successe, perdonatemi che siamo ancora in clima estivo, nella vecchia parrocchia. Vi era una volta una santa donna molto anziana e mi dice che era disperata perché la figlia d'estate andava in giro anche in chiesa in maniera non troppo proponibile, e questa santa donna la riproverava, la figlia diceva figlia mia, almeno in chiesa, almeno in chiesa. E questa rispondeva: ma fa caldo. E lei gli ha risposto: scusa, ma pensi che 70 anni fa non faceva caldo?
faceva più caldo da adesso, però io in chiesa non potevo entrarci, addirittura se c'avevo manco le calze, così mi raccontò, capite? Domanda, è cambiata la legge di Dio su questo punto oppure no? Cioè, oggi in chiesa si può entrare diversamente da come si entrava 70 anni fa, sì o no? Pensiamo a certi matrimoni, a certi abiti da sposo, certe cose. Io non sto facendo polemiche, sto sollecitando chi a riflettere, perché poi non è bello fare le prediche alla Girolamo Savonarola, lanciare i fulmini, no? A me piace sollecitare la riflessione, capite? Cioè ciascuno di voi, sentendo queste cose, deve farsi la propria. È pensabile che prima era così e adesso è diametralmente opposto? Diametralmente opposto. Se io vedo l'abito della sposa e vedo il matrimonio di mia madre, era fatto in un modo, arrivava fino a qua e con le maniche fino a qua, non l'avete visto gli abiti della sposa bianchi quando giro? C'è qualcosa che non va, no? Allora, San Giacomo ci dice, in Dio, sto leggendo le sue parole, presso di lui non c'è variazione né cambiamento. Allora che succede? Sei rimaniamo quello che ha detto? Sì o no? O stiamo sbagliando noi e quindi forse dovremmo sistemare qualche cosa? Sono domande retoriche, no? Ma noi dobbiamo farci delle, dobbiamo lasciare noi soprattutto delle risposte, no? Prosegue, per sua volontà egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, bellissima, per essere una primizia delle sue creature, bellissimo. La parola di Dio ti genera, cioè fa nascere in te una vita diversa, che le persone lo vedono che tu sei diverso dagli altri. Se tu sei cristiano, da un lato sei simile, perché sei un essere umano, sei cordiale con tutti, sei affabile, quindi sei pienamente inserito nella vita comune, ma in maniera differente, e le persone di questo se ne accorgono, perché hai un seme generativo che è la parola di Dio, che è celeste. Tu sei un uomo con i piedi per terra, ma che vive con il cuore in cielo, questo si vede. Allora, cosa deve scattare in noi perché si vedono queste cose? Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarsi alla, può portarvi alla salvezza. Che cosa succede? La parola di Dio ha il potere di trasformarci, di levarci, però devi trovare in voi un terreno aperto ad accoglierlo. Capite? Noi dobbiamo tenere presente che viviamo in un contesto sociale che non è più cristiano cattolico, cioè non lo è più. La cultura non è cristiana e cattolica. Noi però ci siamo immersi dentro fino al collo, quindi se io ascolto la parola di Dio sicuramente troverò delle cose che pungono la mia coscienza, che mi fanno nascere qualche domanda, cioè, io faccio così, mi sembra normale fare così perché ho sempre fatto così, tutti fanno così, ma sono sicuro che questo va bene davanti a Dio? Accogliere con docilità la parola significa questo, significa lasciarsi mettere in crisi, capite? E se la crisi porta alla necessità di un cambiamento, siate di quelli che mettono in pratica la parola, perché la parola ti mette in crisi, perché tu possa fare dei cambiamenti concreti negli stili, nelle abitudini, nei comportamenti. Ultimo passaggio, dice San Giacomo, la religione pure senza macchia davanti a Dio è questa. Dice una cosa che ci raccomanda sempre Papa Francesco, un'opera di misericordia, visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze, quindi stare vicino alle persone che soffrono. Questo è un bel segno, d'accordo? Vi ricordate che quando fu fatto il Giubileo della Misericordia, il Papa disse sarebbe bene che finito il Giubileo della Misericordia non finisce tutto quanto, ma che noi acquisiamo questo stile per quello che possiamo, anche un'elemosina, un'adozione a distanza, un bambino adottato, cioè quella sollecitudine, quel farsi carico delle sofferenze e dei bisogni del prossimo, come possiamo? Andare a trovare un malato, andare a visitare una persona che è sola, fare un'elemosina, fare un'adozione a distanza, qualche cosa. È bello, capite? Ricordate che recentemente Giovanni il Papa ha detto non mi dovete preoccupare soltanto di non fare il male, ma prima di andare a dormire, dice, io sto cercando, sto facendo, ho combinato qualcosa di buono in questa giornata, ho fatto qualche opera buona. E ce lo dobbiamo chiedere ogni tanto, capite? E poi attenzione però, l'ultima cosa, l'ultima parola che ci lascia San Giacomo, che vi lascio io, è non lasciarsi contaminare da questo mondo. Qui la predica potrebbe durare fino a dopo, finalmente io l'ho quasi conclusa, no? Contaminare da questo mondo.
Allora, noi non possiamo vivere fuori dal mondo, noi dobbiamo vivere nel mondo, così come è fatto oggi. Oggi abbiamo tante cose, abbiamo la radio, abbiamo la televisione, abbiamo internet, abbiamo i social network, abbiamo Facebook, abbiamo il mondo di oggi. Qual è la difficoltà? Che noi dobbiamo starci dentro senza lasciarci contaminare. Guarda che è difficile, capite? Difficile. Quindi usare bene internet, usare bene la televisione. Cioè, cose molto concrete. Cosa significa per esempio usare bene la televisione? Che io devo chiedermi la quantità, cioè secondo me una cosa fatta bene con uno step, per esempio 5 ore al giorno davanti al televisore. Non parla con i figli, non parla con la moglie, non parla con il marito, non dice una preghiera perché sta 5 ore al giorno davanti alla televisione. E poi cosa vedi in televisione? Capite? La quantità e la qualità. Capito? Su internet, su internet c'è stato tutto, dal massimo della porcheria a tantissime cose buone. Io conosco tantissime persone che si sono convertite, si sono avvicinate alla fede perché hanno ascoltato un video di una catechesi su YouTube. Quindi è cattivo internet, non in se stesso, bisogna vedere come lo usi. Quindi noi dobbiamo abitare in questo mondo, ma senza prendere il male, ma cercando di percorrerle, prendendo il bene e senza lasciarci contaminare dal male. Capite che per fare questo non è tanto semplice ed è importante per questo mantenere sempre una vita interiore intensa, una forte comunione con Dio, la vicinanza ai sacramenti, alla preghiera che ci consenta di abitare il mondo senza esserne mai contaminati. Bene, ci fermiamo qui perché è già abbastanza. Chiediamo a Maria Santissima, ecco, ci dona la grazia di comprendere la bellezza delle cose che Dio ci dice, che ci aiuti sempre a mantenere il cuore aperto quando il Signore vuole in qualche modo sollecitarci a farci fare qualche passetto in avanti, a chiuderci e a tenere sempre il cuore aperto perché possa anche la parola produrre delle trasformazioni reali nella nostra esistenza. E gli chiediamo anche la grazia di essere attivi e solleciti nel bene e di vivere nel mondo di oggi sapendo però che il mondo di oggi è corrotto. Quindi noi dobbiamo abitarlo senza lasciarci corrompere, ma anzi, perché questa è la nostra missione, portare dentro questo mondo la luce e la vita dall'alto che il Signore in Gesù, suo Figlio, ci dona. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.